In the band and the night, I wanna throw your hands up on it. Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Grace on your dash, aka Grace nei vostri schermi. A proposito, tramite quale schermo mi state guardando? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Anzitutto, buona festa delle donne, perché oggi è la nostra giornata. A tutte le donne che mi stanno guardando, vi mando un bacio virtuale, saluto tutte quante e quindi we gotta celebrate, celebrate, celebrate. Dun, 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 dun. Holiday. Dun, 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 dun. Non not a celebrate. È arrivato il momento del saluto della Grace. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Il saluto di oggi va a Emma Secci. Ciao Emma, ti mando un bacio grande grande. Grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla mia pagina Instagram. Ti lascio il link qua sotto, ma anche la scheda qui sopra, ed essere presente sulla pagina. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Solamente per questo video, guys, don't kill me, don't kill me. Però oggi è la festa delle donne, so I'm on a top with the women. Volevo celebrare questo giorno con voi in maniera speciale, con questo video e facendovi un regalo. Quindi mi raccomando, guardate il video dall'inizio alla fine, perché ci sono delle cose super importanti che voglio dirvi, condividere con voi, e poi ci sarà il regalino. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi un po' della mia beauty story. Io mi sono appassionata al make-up perché, non so se lo sapete, ma mia madre mi truccava quando ero piccola, e quindi si vede che da quel momento sono rimasta super appassionata dalla cosa. Mi ricordo che da piccola guardavo mia mamma mentre si truccava prima di andare a lavoro e pensavo, anch'io quando diventerò grande mi truccherò come lei, mi farò bella come lei. E poi vabbè, essendo una cantante, un'attrice, per me lo step del trucco, del parrucco, è uno step molto molto importante, perché per me è il momento in cui io mi rilasso e mi concentro per spaccare sul palco. Oggi volevo fare un video dove faccio sharing di prodotti che mi hanno accompagnato per tutto il corso del 2019. Il 2019 è stato un anno molto complesso, un anno di transizione, un anno in cui ho imparato tante cose, un anno in cui sono anche molto maturata, e questi prodotti veramente mi hanno accompagnato nei momenti felici, nei momenti tristi, e quindi ci tengo particolarmente. Sono quei prodotti che non ho mai lasciato, prodotti che no matter what erano sempre lì con me e che ho utilizzato prevalentemente e che continuerò ad utilizzare perché mi piacciono molto. Sono diventata veramente una skincare junkie, proprio tutto quello che concerne la cura della pelle adoro, adoro, adoro. Ma sapete perché adoro questa cosa? Perché quando tu tratti bene la tua pelle, sia dall'interno, mi raccomando, quindi con la buona alimentazione, la buona idratazione, attività sportiva e tutto quello che concerne la cura della persona, anche la pelle ti ringrazia. E quindi poi tutto quello che è full coverage nel fondotinta, prodotti pesanti che vanno a coprire le imperfezioni, non ti servono. E quindi adesso faccio molta più attenzione, perché veramente a volte mi capita di riuscire ad uscire con un poco poco di correttore, una cipria, e poi faccio gli occhi come al solito, perché magari non ho bisogno di fondotinta perché la pelle è già omogenea. Oggi vi spiego come riesco a fare questo in alcuni casi. È chiaro che poi mi piace truccarmi, ragazzi, cioè mi piace lo step del fondo, del correttore, del baking, tutto quello che concerne il beauty, è una coccola per me. Come sempre, non vi preoccupate, troverete tutti i link delle cose che vi sto per menzionare qua sotto nel box in descrizione. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al video. Il primo prodotto di cui voglio parlare, ragazzi, che mi piace tantissimo, tantissimo, e che ho scoperto grazie a Jackie Aina, è questo prodotto qua che vi consiglio tantissimo, che è il Pre-Cleanse di Dermalogica. In generale tutti quelli che sono i detergenti, gli struccanti oleosi, sono molto molto indicati, perché
l'olio va a sciogliere il make-up in una maniera, ragazzi, favolosa. Oh my god, this product right here is amazing. Poi è chiaro che ci sono tantissime tipologie di olio struccante, però questo è quello che io preferisco in assoluto e sicuramente quello di cui non potrei mai fare a meno. Veramente è pazzesco la consistenza, tutto ciò che è trucco anche molto molto leggero, poi capirei, lo leva via in un secondo. Io che mi trucco abbastanza, con questo mi trovo molto bene. E quindi non so se qualcuno di voi conosce il brand Dermalogica, ci sono anche altri prodotti di Dermalogica che mi piacciono e devo dire che il 2019 è stato un po' l'anno della scoperta di questo brand. Infatti c'è un altro prodotto che mi piace tantissimo e che, come potete vedere, è praticamente quasi finito perché l'ho bevuto, mi piace tantissimo, e questo qui è l'Age Bright Clearing Serum. Questo è un siero che dà la possibilità alla pelle di diventare con il tempo sempre più omogenea. Sapete che io, essendo scura di pelle, ho tantissimo il problema della discoloration, quindi le discromie del viso, le macchie. Poi ho imparato piano piano a evitare di schiacciarmi i brufoli, però a volte lo faccio, e quindi poi quando vengono le cicatrici, a differenza magari di una persona che ha la pelle chiara e quindi diventa magari un po' rossino, quel rosso tipo sì da cicatrice, nel mio caso diventa molto molto scuro, e quindi vado a sopprimere, insomma, questa cosa con questo siero qui, che ha una consistenza super leggera. Io ho visto i risultati anche sul mio collo. Il mio collo l'anno scorso, anche 2 anni fa, era molto più scuro. Quest'anno si è schiarito ancora di più e sta diventando piano piano molto più simile al mio viso. E quindi, ragazzi, io questo prodotto qui ve lo consiglio tantissimo. Non ha un prezzo super accessibile, però è veramente super super buono. Io vi assicuro, ragazzi, che con questo qua, secondo me, se iniziate ad usarlo non ve ne libererete più. È un prodotto indicato a qualsiasi tipo di pelle, perché comunque è un siero molto leggero, e anche questo sì, è di Dermalogica. Quindi sì, ragazzi, questi sono i prodotti di Dermalogica che amo in assoluto e che mi sento di consigliarvi. Un altro prodotto che amo tantissimo è questa crema qui. Questa crema, ragazzi, è di Murad, si chiama Oil and Pore Control Mattifier Broad Spectrum SPF 45. Questa è una crema con una protezione solare 45 SPF. Mi piace tantissimo perché, oltre ad essere mattificante, quindi super adatta per chi ha la pelle mista grassa o grassa, è anche un pore minimizing, quindi diciamo che questa può essere usata anche per fare un prep per il make up. Quando non ho tanto tempo magari di fare tanti step con il make up, io vado di questa qua perché so che c'è la protezione solare e che mi va un po' a appiallare tutti quelli che sono i pori che si vedono, quelli che sono veramente super evidenti. Questo prodotto super consigliato, mi piace tantissimo, a differenza delle classiche creme con la protezione solare che vanno a rendere la pelle scura, non so se avete presente quel violetto super antiestetico, questa crema qui questo effetto non lo fa. Visto che io purtroppo non ho tutta questa scelta rispetto magari a delle persone che hanno la pelle chiara, e quindi mi sento di consigliarvela. Poi passiamo a un altro argomento di cui probabilmente non vi ho mai parlato. Io, ragazzi, ho i piedi molto molto secchi, ma in generale tutta la pelle del mio corpo è particolarmente secca, a differenza invece del viso, una disgrazia, insomma. Quindi cosa faccio io? Vado a cercare delle creme super super nutrienti, e una crema che adoro, adoro tantissimo, è questa qui di Caudalie. Infatti la vedete che è finita, però qui io c'ho già il rifornimento perché è una crema che mi piace veramente tanto. La fragranza è molto molto delicata, non dà fastidio. Questa crema qui è veramente molto molto buona, tra l'altro poi è senza parabeni, senza quegli ingredienti che i fissati con gli inci non vogliono trovare all'interno di un prodotto cosmetico. Quindi questa, anche per chi è un pochino più attento, è una crema molto molto indicata, molto buona. Non lo so, quando la stendo c'è questa profumazione che mi fa stare bene. Sempre di Caudalie, ragazzi, un'altra crema che amo tantissimo, però questa è per i piedi, perché io ho anche i piedi molto molto secchi purtroppo, d'inverno poi in maniera particolare i talloni, se non li idrato bene
quotidianamente tendono un po' a seccarsi, ad indurirsi, e allora uso questa crema qui. Da quando l'ho scoperta non l'ho più lasciata, anche questa, ragazzi, senza parabeni, senza ingredienti di origine animale. This cream over here, you better take this one. Altra cosa che faccio d'inverno almeno una volta è questa maschera peel per i piedi. Questa qui è di Beauty Pro. Questa maschera qui, ragazzi, va a rimuovere i calli che avete sui piedi e la pelle morta. Se voi la mettete in posa per 90 minuti, un'ora e 20, mentre vi guardate, non lo so, il vostro film di Netflix, la vostra serie, tipo Love is Blind. Ragazzi, io sono super innamorata di Love is Blind, mi piace tantissimo. E niente, la tenete in posa. Dopo un po', chiaramente, tutti gli ingredienti che sono all'interno di queste calze usa e getta vanno ad assorbirsi sul piede, e tempo una settimana c'è proprio un peel, quindi tutta la pelle morta va via e avete tutti i piedini belli, sani, like this. I like this. Questa qui è pazzesca. È bella anche da condividere, secondo me, questa fase di pedicure magari con un'amica o anche un amico a cui volete molto bene, con il quale vi piacerebbe passare questa giornata. Ah, tra l'altro, cos'è che fate voi stasera? Fate qualcosa? Oppure magari avete fatto qualcosa ieri sera, non lo so. Io ormai uso solo questa qua, non metto nient'altro se devo fare un peel home, ok? Quindi questi sono tutti i trucchetti, ragazzi, che I am sharing. Un ultimo prodotto che mi piace tantissimo è questa crema di Philosophy. Questa qui mi piace innanzitutto perché c'è scritto Grace and I'm like è troppo bella, mi piace, perché è white con questa scritta top, con scritto pure grace. I'm like, yes, let me put it on my hands. La profumazione è veramente molto molto buona. Questa crema proprio, questa è la crema, allora, questa qui è la crema che metto sempre dopo la doccia. Questa è invece la crema che metto nelle occasioni speciali, oppure se devo fare una pamper day type of routine. Questa è la crema che mi piace utilizzare. All'interno ci sono 480 ml, ragazzi, è un buon quantitativo di crema. La profumazione mi piace, è forte, ve lo dico, questa qui è molto più forte rispetto alla crema di Caudalie, però, ragazzi, è pazzesca, quindi io ve la consiglio. E questo è un bellissimo regalo da fare, secondo me, per la festa delle donne, o comunque in generale un regalo che potete fare, che sicuramente le vostre amiche, i vostri amici, magari appassionati di skincare, possono apprezzare veramente, veramente tanto. E adesso è giunto il momento di rivelare la sorpresa. Quindi con l'utilizzo di questi prodotti io mi sento top, al meglio, fantastica, veramente. I feel really good. Con questi prodotti qua io sento che mi sono presa cura di me stessa. Questo è il modo in cui mi sento fantastica, questa è la mia beauty story. Questi sono i prodotti che mi fanno stare bene, che mi fanno sentire bene una volta che li ho applicati. È arrivato il momento della sorpresa. In che cosa consiste? Visto che oggi è la festa della donna, ho pensato insieme a Look Fantastic di farvi un regalo. Se andate sul loro sito e digitate al checkout il codice Grace Story, vi lascio il link qua sotto che potete cliccare, e se ci cliccate avrete la possibilità di accedere a oltre 11.000 prodotti. Digitando il codice Grace Story avrete la possibilità di avere uno sconto del 22% sui prodotti selezionati. Ma mi raccomando che questo regalo ha una scadenza. Parte da oggi, 8 marzo, e terminerà il 31 marzo di quest'anno, quindi 31 marzo 2020. So, you better hurry up. Domanda del giorno: che cosa significa per voi essere donne? Vorrei saperlo tramite un commento qua sotto. Fatemelo sapere, perché sono molto molto curiosa di leggervi. Let me know, guys. Oggi per me essere donna nel contesto beauty è molto molto importante, perché so che molte di voi mi prendono come punto di riferimento. Negli anni passati, se è ancora così, io vi ringrazio
poter essere un punto di riferimento, di bellezza anche, perché siamo riusciti a raggiungere traguardi molto molto importanti nel corso di questi anni, come per esempio la campagna di L'Oreal, la campagna di Lancôme. Queste cose le abbiamo fatte insieme, quindi io non me lo dimentico e vi ringrazio ancora oggi di tutto ciò che siamo riusciti a costruire insieme. Della mia community apprezzo tantissimo, in questo caso, in questa giornata specifica che è la festa delle donne, apprezzo delle donne che c'è tantissima complicità tra di noi, è veramente una vera community. È bello sapere che dall'altra parte ci sono delle persone che, oltre ad ascoltarti, possono darti dei consigli, possono arricchirti, possono darti un valore aggiunto. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. E se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag siamo fantastiche. Hashtag siamo fantastiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!